fuori, la città sembrava un mostro crudele avvolto da macerie d'oscurità. Stavo cercando di risalire dai pesci più piccoli fino alla cima, a chi gestiva il giro della droga. Alex e Bibi erano i miei unici contatti alla DEA, i soli al comando della mia missione. Alla Bibi, abbiamo scoperto qualcosa su Jack Lupino. Devi incontrarti subito con Alex alla stazione di Roscoe Street. Non avevo più visto Alex da quando lavoravo sotto copertura. Infuriava una vera tempesta di neve. Piovevano proiettili di ghiaccio come se il cielo volesse vendicarsi della terra. Tutti cercavano un riparo come se non ci fosse più un domani. Non che la situazione in metropolitana fosse migliore. Provai una sensazione strana, come un improvviso montante della faccia. C'era qualcosa che non andava. La mia beretta si agitava sotto l'impermeabile, ma le porte del treno si erano già chiuse alle mie spalle, troppo grande per scendere. Prossima fermata, stazione di Roscoe Street e Alex. La stazione era avvolta dall'oscurità. Alex sembrava un fantasma di cui si era perso ogni traccia. Dovevo trovarlo in fretta. La stazione di Roscoe Street era impregnata di odori di morte. Dovevo trovare Alex e farlo in fretta. Le pillole mi avrebbero alleviato il dolore per un po'. Mancava la corrente. Dovevo ripristinare l'energia se volevo che il treno si muovesse. Attento!
treno si illuminò come un albero di Natale. Era tornata la corrente. Tutto questo per essere troppo scaltri.